Ciao, vi do il benvenuto a questo classico wrap-up, un riepilogo delle ultime letture, che cosa ho letto in queste ultime settimane, ve lo racconto fra poco. Stavo per dire sigla, ma non c'è una sigla, non ho una sigla, quando mai ho avuto una sigla? Forse in passato, 40 anni fa circa, ma adesso non ce l'ho più, questa sarà la sigla. Questa sarà la sigla. Va bene, iniziamo. Allora, da dove comincio? Bella domanda. Direi di iniziare con un libro che vi ho già mostrato su Instagram e siete impazziti, cioè siete letteralmente impazziti. Io direi anche giustamente perché effettivamente è una delle letture, già ve lo posso anticipare, migliori degli ultimi mesi. Eden Valley Road di Robert Kolker. Si tratta di giornalismo narrativo. Il giornalismo narrativo ovviamente è un genere di non fiction, quindi non si tratta né di un romanzo né di un racconto. Ma si tratta di una vera e propria inchiesta, quindi su una vicenda realmente accaduta, un'inchiesta giornalistica, però raccontata veramente con uno spirito narrativo, con una tendenza narrativa, come se i protagonisti dell'inchiesta fossero effettivamente dei personaggi, quindi con un insight psicologico particolarmente spiccato, vicino appunto alla fiction. Però rimane sempre molto chiaro il fatto che queste sono vicende realmente accadute e che sia effettivamente un'indagine giornalistica. Quindi non si tratta di un esperimento come A sangue freddo di Truman Capote, no. Quando ho letto di cosa parlasse questo libro mi sono da un lato incuriosita, dall'altro un po' preoccupata. Incuriosita perché la vicenda è veramente sconvolgente, quindi naturalmente ha diciamo suscitato la mia curiosità. Dall'altro però mi sono molto preoccupata perché avevo paura che il libro fosse voyeuristico, questo perché la vicenda è talmente drammatica da assumere purtroppo anche dei toni un po' grotteschi e quindi il pericolo di fare un libro diciamo con toni scabrosi così per sconvolgere il lettore, per scioccare il lettore, era alto, cioè il rischio era molto alto di fare un libro di questo genere e francamente non avevo voglia. Però invece diciamo mi sono ricreduta totalmente. Fortunatamente questo pericolo non esiste perché questo è veramente un libro di altissimo livello, secondo me, sia dal punto di vista politico e sociale, cioè veramente un'inchiesta documentata benissimo, di tutto rispetto e anche molto potente e utile. Dall'altro poi è anche effettivamente un bellissimo libro da leggere. Ma andiamo alla ciccia. Allora, Kolker decide di imbastire un'indagine su due livelli, su due piani. Il primo, come io ho già detto prima, è un insight psicologico su una famiglia. Il suo sguardo è talmente profondo che veramente sembra che lui sia un membro di questa famiglia, cioè non sembra un occhio esterno, non sembra un giornalista, cioè è talmente accurato nei suoi ritratti che sembra veramente uno di loro. Fa quello che di solito fanno i romanzieri, cioè tu una persona puoi anche conoscerla nella realtà, ma quando entri nella sua mente, spesso attraverso la fiction, spesso attraverso i romanzi, la capacità della letteratura è quella di darti un ritratto inedito di quella persona. Cioè, quante persone magari hanno letto su un libro ritratti di persone che conoscevano nella vita reale e hanno scoperto un mondo, cioè si sono rivelati appunto dei ritratti rivelatori. Ecco, la stessa cosa fa Kolker in un libro che però è di non fiction. Questa è la cosa straordinaria, che secondo me ha il talento narrativo che è capace di rivelare l'intimità, la personalità degli individui. Dall'altro lato però, e questo è il secondo piano su cui agisce questa inchiesta, ha ovviamente un taglio documentaristico di indagine. E sicuramente in questo caso è una lettura molto più politica delle vicende. Ma di cosa parla questo libro? Il libro, come avete capito, parla di una famiglia molto numerosa di 12 figli, di cui 6 figli su 12 sviluppano la schizofrenia, cioè 6 persone su 12 di una famiglia sviluppano dei disturbi psichiatrici. Ora, Kolker ovviamente non si limita a fare un racconto dei fatti, ma indaga molto più a fondo. Fa uno studio della schizofrenia come malattia. Cioè, questo, diciamo, è un salto nella storia della psichiatria. Ovviamente ci sono molti dati scientifici a supporto. Si interrogano ricercatori e medici che hanno combattuto tutta la loro vita contro questa malattia. Ma in realtà la cosa straordinaria è che va molto ben oltre la schizofrenia, perché infatti si riflette sulla malattia psichiatrica in generale, cioè come
noi affrontiamo i disturbi psichiatrici. In particolare, Kolker denuncia la mancanza non solo di conoscenze sul funzionamento del cervello, ma e sui disturbi neurologici, ma anche sulla mancanza di investimenti. Tant'è vero che facendo un riepilogo, insomma, di tutti i suoi studi, viene a galla quello che in realtà molti di noi già sanno, ovvero che spesso la malattia mentale non solo è accompagnata da uno stigma sociale pesantissimo, ma non è curata. Cioè, in sostanza, spesso le malattie psichiatriche vengono semplicemente tenute a bada, cioè vengono sedate, non si cerca di dare una qualità della vita. Adesso fortunatamente le cose sono migliorate, ma per tutto l'Ottocento, per tutto il Novecento e chissà per quanti altri secoli nel passato, abbiamo visto una medicalizzazione di individui che per tutta la loro vita non hanno fatto altro che entrare e uscire dagli ospedali attraverso dei ricoveri che ovviamente non miglioravano la loro vita, anzi venivano sottoposti a dei trattamenti disumani come la lobotomia, come l'elettroshock, che per chi non lo sapesse è ancora praticato. Questo tipo di trattamenti non solo ovviamente non cura le malattie, ma semplicemente narcotizza le persone, si parla molto anche di farmaci in questo libro, ma in più le isola e le confina, cioè le persone che soffrono di disturbi psichiatrici non solo non hanno soluzioni, non gli vengono date delle soluzioni, ma in più vengono proprio messi da parte nella società. È un libro veramente molto forte, molto potente, scritto divinamente, ha un rigore argomentativo incredibile e nonostante sia un librone pieno di dati, storie, nomi, nonostante tutto ha veramente la tensione di un romanzo, quindi veramente il ritmo è qualcosa di unico, cioè questo è veramente un giornalismo narrativo ad altissimi livelli, cioè non è una penna comune. E tra l'altro, sempre di suo, c'è un documentario su Netflix che in realtà è tratto da una sua inchiesta che si chiama Lost Girls. Non l'ho ancora visto, ma conto di vederlo, in generale conto di recuperare un po' del lavoro di questo giornalista americano. Hidden Valley Road è la lettura più bella che ho fatto nelle ultime settimane, ne sono stata veramente ossessionata, tant'è vero che ve ne ho parlato anche in live su Twitch. Adesso vi parlo ovviamente anche degli altri libri, però sappiate che questo per me è il libro del momento, è uscito da pochissimo per Feltrinelli, fateci un pensiero perché è una novità, lo so che le novità costano tanto, ma questo è veramente super soddisfacente, cioè sarete molto contenti secondo me di aver letto questo libro alla fine, almeno io lo sono stata. Poi passiamo ad un altro libro che in realtà volevo recuperare da un bel po' di tempo, non è l'unico libro che mi sono segnata dell'autore, ma è quello del titolo da cui ho iniziato, ed è Le transizioni di Statovici. È un autore originario del Kosovo, ma cresciuto in Finlandia. La prima cosa che mi ha incuriosito di questo scrittore è che è stato associato a Kafka e Camus, e in generale è una riflessione appunto quasi esistenzialista, diciamo, contemporanea. Però questa è la storia di un migrante la cui identità sessuale, la cui identità di genere, la cui identità profonda, insomma, come individuo viene sempre messa in dubbio, o meglio si trasforma continuamente nel corso del romanzo, perché in fondo il concetto secondo me alla base di questo libro è proprio quello che richiama il titolo, Le transizioni, cioè vuole intendere come la vita di un migrante nell'epoca contemporanea, anche se questo libro in realtà prende il via negli anni 90, esattamente quando è nato lo scrittore, la vita di un migrante è sempre sottoposta a un continuo mutamento, a un senso di precarietà di fondo estremamente importante e decisivo per la sua vita, tant'è vero che è costretto a cambiare continuamente la propria identità, nel senso che ogni migrante è costretto a cambiare la propria idea di se stesso per farsi accettare nei paesi in cui andrà, nei paesi in cui si muoverà. Mi spiego meglio, la vicenda prende il via in Albania, paese d'origine del protagonista che io chiamerò al maschile, ma semplicemente per una questione di comodità sappiate soltanto che lui non si identifica in un genere ben specifico,
dice anche più volte, cioè in teoria si riferisce a se stesso come un ragazzo, però anche questa ha un tratto identitario che cambia, che muta e che non è fisso, che è variabile. Tant'è vero che vi cito proprio una parte del romanzo. Sono un ragazzo di 22 anni che a volte si comporta come immagina facciano gli uomini. Potrei chiamarmi Anton o Adam o Gideon. A volte invece sono una ragazza di 22 anni che si comporta come le pare, Amina o Anastasia. Il nome non è importante, mi muovo nel modo in cui ho visto muoversi mia madre. I miei tacchi sfiorano appena il suolo e non contraddico mai gli uomini. Quindi è anche qui, come vi ho detto prima, e come tutto il resto del romanzo, è un altro tratto identitario mobile. Dicevo, il protagonista scappa dal Kosovo e si muoverà in vari paesi. Andrà in Italia, andrà in Spagna, andrà nel nord Europa, insomma, si muoverà. Non tanto per una questione di volontà, ma quanto per una questione di necessità, perché non riuscirà, diciamo, a integrarsi appieno nella società in cui si sposterà e quindi ogni volta sarà una delusione per lui e dovrà ricominciare da capo. Questo però non è tanto un discorso legato alla singola vita di questo migrante, infatti l'autore da subito, secondo me, mette in chiaro che la vita di che lui ci vuole raccontare in realtà è un simbolo, è una metafora per tutti i migranti, perché alla fine il fallimento dell'integrazione in una società razzista, in una società fortemente chiusa, porta al continuo fallimento individuale, porta alla disperazione, porta al doversi continuamente reinventare. Alla fine cosa succede al nostro protagonista? Praticamente scappa dalla miseria dell'Albania, spogliato di ogni bene, parte con veramente soltanto i suoi vestiti addosso, costruisce un'identità fittizia, perché spesso chi scappa da un paese in guerra o un paese in povertà ovviamente non può avere i suoi documenti ufficiali, cioè quindi spesso non può usare il suo vero nome, quindi si costruisce un'identità fittizia. Molte persone, e qui si capisce benissimo, è molto forte la prima parte del libro, secondo me molto più forte rispetto alla seconda parte, ma questa è una mia opinione, perché si parla dell'Albania, delle sue tradizioni, del suo folklore, delle sue leggende, e si parla dell'Albania come un paese molto orgoglioso, molto nazionalista. In particolare il padre era molto legato all'idea dell'Albania come nazione, come popolo, come unità del popolo contro gli stranieri, gli invasori, che in un certo senso hanno sempre rovinato l'indipendenza del paese. Ad ogni modo si vede come invece le nuove generazioni odino il paese d'origine, odino l'Albania, perché non ha saputo dar loro nessuna opportunità, quindi c'è proprio un rigetto di quelle che sono le leggende del paese che gli vengono raccontate fin da bambino. Tutte le storie della fondazione del mito albanese gli vengono raccontate proprio come fiabe della buonanotte. Ok, però lui rifiuta tutto questo, così come rifiuta i modelli eteronormativi, così come rifiuta il patriarcato, così come rifiuta praticamente tutto l'ordinamento sociale che gli viene imposto e che non gli porta altro che sofferenza. Purtroppo questo rifiuto delle proprie radici non corrisponde però ad una fioritura, quindi ad una nuova identità stabile, più completa, un'identità liberamente scelta. No, perché ogni volta che il nostro protagonista cambierà il proprio nome, cambierà la propria storia, perché lui fingerà di non essere albanese, lui proprio rifiuta completamente il suo paese, quindi anche non ammettendo mai le origini, ok, della sua persona. E anche quando sceglierà delle nuove identità per sé, sono tutte identità destinate a sbriciolarsi. Infatti, in una società razzista, in una società classista, reinventarsi è un gioco violento e spesso non funziona, non è mai vincente. Cioè, cerchi di scappare da te stesso, dalle tue origini, ma purtroppo però non importa il paese dove vai, perché quando sei diverso, la diversità è sempre marginalizzata, in qualsiasi paese tu vada.
Quindi lui in qualsiasi posto andrà troverà violenza, troverà abusi, troverà il rifiuto degli altri, troverà porte sbattute in faccia, troverà umiliazioni e soprattutto solitudine, perché questo è un romanzo veramente disperato, cioè pieno di solitudine e sofferenza. È alla fine una storia di fuga. Il protagonista infatti non farà altro che nascondersi e fuggire. Cercherà per tutta la sua vita di integrarsi, di adattarsi, anche nascondendo il proprio orientamento sessuale, anche nascondendo il suo genere sessuale, perché questo libro gioca ovviamente anche sulla transizione, inteso proprio come sia senso di precarietà, sia senso di non scelta, ecco. Cioè lui non vuole scegliere se assumere il genere maschile o il genere femminile in quanto costruzioni culturali, quindi lui cerca di non scegliere, in questo c'è un atto di ribellione, di trasgressione, di opposizione anche alla società, no? Ma tutto questo non funzionerà, perché alla fine la società ti impone di scegliere, non accetta l'ambiguità e quindi cercherà in tutti i modi di stanarlo, cioè quindi lui più si nasconde più questa cosa però gli si torcerà contro. Cioè lui cercherà di essere invisibile mettendosi addosso mille identità diverse, ma alla fine ti riconosceranno sempre per qualcuno di straniero, per qualcuno di estraneo. Cioè la diversità non è mai tollerata. È una lettura sicuramente molto scomoda, molto disturbante. Come vi ho detto prima, la potenza del romanzo sta proprio nel concetto della transizione, della mobilità, della precarietà, della mancanza di senso di identità e di integrazione. Stilisticamente è molto asciutto, molto crudo, non mi ha convinto più di tanto, nel senso che secondo me manca qualcosa a livello stilistico, cioè manca un sentiero luminoso per il lettore, ma non in senso concettuale, perché tu puoi scrivere il libro più pessimista, più disperato e più deprimente del mondo, però se stilisticamente c'è bellezza nel modo in cui tu lo stai scrivendo, c'è profondità, tutto, cioè io adoro i mattoni disperatissimi, quindi il problema è che secondo me manca questo, cioè secondo me ci sono molte frasi sgraziate, c'è proprio una ricerca quasi della bruttura che non ho capito fino in fondo, cioè nel senso dopo 100 pagine di sofferenze brutali dici... E quindi, cioè ripeto, il concetto di transizione è molto potente, molto intenso, ma dopo un po' ti stanchi, cioè secondo me manca un pezzo a questo romanzo, cioè manca qualcosa, mancano secondo me dei momenti di commozione sincera, manca un senso di intimità. A un certo punto è come se il protagonista si desensibilizzasse a quello che gli succede e questo purtroppo porta ad una sorta di scollamento, per cui tutte le sofferenze che subisce, tutti i dolori che subisce, a un certo punto è come se mancassero di senso. Probabilmente questa è la filosofia in generale del romanzo, che vi ripeto è molto forte, molto cupo, però non so, per me c'è qualcosa che non funziona. Sono comunque molto curiosa di leggere Edouard Louis, perché, scusate il mio francese, vabbè, un po' a caso, perché tra le recensioni che ho letto di questo libro si faceva spesso il nome di questo scrittore francese a cui lui è paragonato, insieme a tutta la tradizione che vi ho detto prima di Camus, Kafka, eccetera. Comunque sono contenta di averlo letto, non so se consigliarlo a persone che magari sono parecchio sensibili o comunque hanno del disagio nel leggere questi temi. Io sono sempre favorevole a questo tipo di letture che riescono appunto a scuoterci, però ecco appunto avvertiti sul fatto che non è assolutamente una lettura facilissima. Poi ho portato con me, in un viaggetto che ho fatto in giornata, una gita fuori porta che ho fatto a Parma, ho portato con me in treno Questa strana e incontenibile stagione di Zadie Smith, appunto l'ho finito, ho avuto un libello molto molto breve di non fiction, anche in questo caso si tratta di una raccolta di scritti, una raccolta di saggi, perché l'ho portato con me, sapete che mi sono innamorata di questa autrice quest'anno e vorrei leggere quanti più libri suoi possibile. È una raccolta di pensieri, vi dirò la verità, apparentemente anche estemporanei, sul 2020, che sono stati appunto scritti nel 2020. Non vi devo certo ricordare io che il 2020 è stato l'annus horribilis, 12 mesi che hanno rivoluzionato il modo in cui pensiamo al tempo, allo spazio, al privilegio,
e anche al dolore, alla sofferenza e alla malattia. E di fatto questo libricino parla esattamente di questi temi. È un libro abbastanza senza fronzoli, nel senso che veramente sembrano delle pagine estratte dal diario, dall'agenda di Zadie Smith che ha scritto durante quei mesi di lockdown. D'altra parte però sono pur sempre pagine prese dal diario di una scrittrice di un certo livello, quindi non una scrittrice qualunque, ma Zadie Smith, quindi mi leggerei pure la lista della spesa. Non sono brillantissimi, ma comunque se vi piace Zadie Smith è comunque nostra signora dello stile e dell'ingegno quando parliamo di scrittura, quindi è comunque una bella lettura. Cioè, perché privarsi di qualsiasi riga che abbia scritto Zadie Smith? Io mi leggerei qualsiasi cosa. Inoltre ci sono delle pagine molto belle. Il mio saggio preferito è Qualcosa da fare, che parla appunto di come durante il lockdown forse le persone si sono avvicinate moltissimo al concetto di scrittura, perché ogni volta che le chiedono perché scrivi, lei risponde perché è qualcosa da fare per vivere. Ed effettivamente noi ci siamo dati molto da fare per far passare il tempo durante il lockdown, ci siamo anche sentiti in colpa pensando: stai usando questo momento drammatico solo come un'ennesima occasione di miglioramento individuale, un ennesimo inutile atto di realizzazione personale. Vi ricordate quando imparavamo a fare il pane, quanto abbiamo panificato? E quante volte ci siamo interrogati su queste riflessioni che riporto. Non riesco a liberarmi dal bisogno di fare qualcosa, di produrre qualcosa, di sentire che questo nuovo intervallo di tempo non è andato sprecato. Se non altro è bello avere compagnia. Osservando questo desiderio maniacale di produrre o coltivare o fare qualcosa che adesso sembra consumarci tutti, mi conforta a scoprire che non sono l'unica persona sulla faccia della terra che non ha idea di quale sia lo scopo della vita o di cosa ci si debba fare con tutto questo tempo a parte riempirlo. E poi parla dell'unico antidoto possibile contro il tempo e contro questo bisogno incessante di riempire il tempo, che ovviamente è l'amore, perché l'amore non è qualcosa da fare, ma qualcosa di cui fare esperienza, qualcosa da attraversare. Deve essere per questo che tanti di noi ne sono spaventati e che molto spesso lo approcciamo in maniera indiretta. Per esempio, anche scrivere è un atto d'amore, ma indiretto, perché ovviamente tu fai qualcosa che dimostra l'amore, che mostra l'amore, ma non è viverlo, cioè viverlo rimane sempre l'obiettivo più importante. Devo dire che poi mi ha veramente commosso questo il capitolo Soffrire come Mel Gibson. Come vi ho detto, il 2020 ovviamente è stato anche un anno di riflessione sulla malattia e sulla sofferenza, e la malattia e la sofferenza colpiscono tutti. E questo è molto importante perché lei, da donna tra l'altro nera, parla appunto del fatto che negli ultimi anni il dibattito è stato occupato dal discorso sul privilegio, che è importantissimo, però c'è da dire questo, che la bolla del privilegio è possibile penetrarla e perfino farla scoppiare, mentre la bolla della sofferenza è impermeabile. La lingua, la logica, il ragionamento, la razionalità non servono. La sofferenza si applica direttamente al suo soggetto e non la si supera provandone vergogna, non la si sradica con le argomentazioni, per quanto possono essere oggettivamente corrette. La sofferenza non è relativa, è assoluta. La sofferenza ha un rapporto assoluto con l'individuo che soffre, non la si può mediare facilmente con un termine terzo, tipo privilegio. Riflessioni non originalissime, ma comunque mi ha fatto piacere leggere Zadie Smith, che ha sempre uno spunto in più, secondo me. E poi ripeto, scrive bene, quindi anche le storie sui suoi condomini le ho trovate interessanti. Poi finalmente è arrivato in Italia un libro che devo dire la verità stavo aspettando, e me l'ha gentilmente inviato Rizzoli, La città fra le nuvole di Anthony Doerr. Premio Pulitzer nel 2015 per Tutta la luce che non vediamo, che io non ho letto. Fatemi sapere se ne vale la pena, ci sono sempre dei pareri divisivi, e anche questo è un bel romanzone. Quello che posso confermarvi è che lui scrive sempre molto bene. Ha una scrittura da classico pifferaio magico, classica scrittura incantatrice che non tutti sono in grado di fare. Mi ha ricordato un po' i libri di Faber, poi Il petalo cremisi e Il bianco, ecco, quel tipo di scrittura. In questo libro convivono tanto gli episodi di disperazione e drammaticità, perché veramente si raccontano delle cose anche molto tristi, e dall'altro lato però la sensazione più lampante leggendo questo libro è proprio il senso di meraviglia. Anche la copertina ricorda un po' queste sensazioni. È
un libro con un intreccio a incastro, nel senso che ci sono dei blocchi narrativi separati, apparentemente slegati tra di loro, che raccontano storie non solo diverse perché i protagonisti sono diversi, ma anche perché le ambientazioni sono diversissime e si svolgono su piani temporali diversi. Quindi dici, ma come si collega tutto questo? Ovviamente c'è un gioco di incastri, come ho detto prima, una specie di puzzle, riuscirete ad avere il quadro completo soltanto alla fine. Mi rendo conto che certe persone sono un po' frustrate, a me sinceramente piace perché cerco i collegamenti nei dettagli, infatti state molto attenti, riuscirete tranquillamente a capire quali sono i collegamenti anche prima di arrivare alla fine, è appunto un piccolo enigma, un piccolo mistero. D'altra parte però, come dico sempre nei libri di questo tipo, a partire dal Sussurro del Mondo ma anche Cloud Atlas, il punto però non è appunto la soluzione finale, come tutto si ricollega, anche se ripeto, quello vi dà molta soddisfazione alla fine, ma ovviamente è il viaggio, no? Conoscere i singoli personaggi, conoscere le singole storie, e in questo devo dire che il libro non delude, nel senso che ci stiamo tanto ad entrare in questo libro perché per me ha messo insieme degli elementi molto diversi tra di loro, molto distanti. Ora ci arrivo e perché ve lo descrivo un po', ma prima appunto quello che voglio dire è questo, che è un libro dove si fa fatica, cioè vi dico la verità, io per le prime 300 pagine sono stata confusa. Cioè confusa su dove stesse andando a parare. Però se un attimo rinunciate per un momento alla razionalità e cercate di semplicemente godervi quello che state leggendo, questo può essere un approccio un po' più dolce, un po' più liscio, un po' più smooth, ok, alla lettura. Allora, si susseguono dei capitoli su due bambini nella Costantinopoli del 1453 assediata dagli ottomani, dei capitoli su una biblioteca di Lakeport in Idaho nel 2020 dove c'è un attentato in corso, dei capitoli su una navicella spaziale chiamata Argo che sta facendo un viaggio interstellare per arrivare su un altro pianeta nel futuro perché la Terra è diventata inabitabile, e dei capitoli che in realtà sono il filo rosso che collega tutti questi personaggi di tutte queste location, tutte diverse, anche molto distanti, non solo nello spazio ma anche nel tempo. E in sostanza si tratta di un libro di cui ci sono arrivate fino a noi soltanto dei frammenti. E qui ci sta, diciamo, il livello metaletterario del romanzo, perché questo libro ha un sacco di riferimenti metaletterari, metanarrativi, in particolare al mondo classico, perché appunto la cosa che hanno in comune tutti questi personaggi è la lettura di un libro che si chiama Nubi Cuculia. Vabbè, non lo so dire, che è un riferimento a Gli uccelli di Aristofane, la commedia greca. Il riferimento è quello, ma in realtà il libro è completamente diverso, cioè non si fa riferimento ad Aristofane in maniera diretta, cioè quello che viene raccontato è appunto questa storia su Etone, che se vi ricordate è quello di Apuleio, quindi ci sono due cose diverse che lui ha messo insieme, cioè lui ha messo insieme più riferimenti classici, inventandosi questa storia, mettendo insieme tante leggende, tante cose diverse, su quest'uomo che, non contento del luogo in cui viveva, decide di partire per questa avventura alla ricerca di questa città fra le nuvole, ovvero Nubi Cuculia, che non è altro che una metafora, cioè semplicemente una città che non esiste, una città utopica che sarebbe il sogno dell'avventura, cioè l'avventura che tutti sogniamo, no? Il desiderio, è una metafora per intendere tutto quello che ci motiva ad andare avanti, a sognare cose più grandi di noi, come ho detto prima, quel senso di meraviglia. Sono veramente tanti i riferimenti all'antichità e alla letteratura classica di questo libro, che è veramente delizioso se siete amanti della mitologia, se siete amanti di tutto quello che riguarda il mondo antico. Doe costruisce una tela, mi verrebbe da dire come quella che tesse Penelope, che è ricca di storie, alcune eroiche ovviamente rifacendosi al mondo antico, altre del tutto insignificanti. Ci sono sia personaggi che sono delle persone comunissime, anche mediocri, sia personaggi invece
in un certo senso predestinati. Ci sono storie su trasformazioni magiche, le classiche storie che della commedia classica, no? Della commedia antica, e altre invece che sono semplicemente storie di guerra, storie violente di guerra, storie di abbandono, storie di famiglie. Tutto quello che però unisce i personaggi sono proprio il potere di queste storie, cioè storie che si tramandano di secolo in secolo. Cioè, com'è possibile? Cioè, questo è l'interrogativo di Doer, com'è possibile che ci sono delle storie anche, se vogliamo stupidire, no? Come quella di Etone che si trasforma in un asino, che arrivano fino a noi, per secoli e secoli sono state tramandate. Perché le storie hanno questo potere? E la risposta è semplice quanto importante, cioè perché le storie ci danno la speranza che tutto è sempre modificabile, che tutto può cambiare, che tutto è possibile, che l'uomo può fare, disfare, può dare e ricevere amore, che cioè le storie che si tramandano alla fine ci insegnano che nessuna storia è veramente conclusa. Finché continuiamo a raccontarci storie per darci speranza, per darci coraggio, alla fine scongiureremo la morte, perché alla fine la morte è la fine di ogni desiderio, quando non vuoi più nulla. Invece quando tu riesci a sognare città fra le nuvole, quando tu riesci a sognare di trasformarti in una cornacchia, quando tu riesci a sognare questo tipo di cose anche impossibili, quando tu riesci a trasformare l'impossibile in possibile, quando tu credi che trasformare il possibile in l'impossibile in possibile sia ancora, appunto, scusate il gioco di parole, possibile, sia ancora fattibile, allora lì è la vita che trionfa sulla morte. Non è un caso che l'immagine più evocata in questo libro sia proprio il Nostos, cioè il viaggio circolare, quello di Ulisse. Cioè i canti degli eroi che raccontano avventure eccezionali alla fine si concludono tutte con il ritorno a casa, cioè per quanto tu possa andare ai confini del mondo, la tua meta sarà sempre ritornare a casa. E allo stesso modo tutte le storie che Doer ci racconta in questo libro hanno una conclusione, cioè arrivano a una chiusura perfetta del cerchio. Io l'ho trovato molto simile al Sussurro del Mondo e Cloud Atlas, come vi ho detto prima, anche un po' derivativo. Soprattutto in tutte e tre questi libri c'è la tematica ecologista, solo che David Mitchell l'ha scritto ormai non so più quanti anni fa, Cloud Atlas, Richard Powers qualche anno fa, Doer arriva per ultimo, quindi secondo me un po' è derivativo rispetto a questi due titoli. L'unico elemento di novità per me è il classicismo, però per il resto veramente c'è anche l'aggiunta futuristica. Se vi ricordate, questa parte un po' fantascientifica c'era sia nel Sussurro del Mondo e soprattutto in Cloud Atlas, quindi cioè secondo me l'aggiunta dell'elemento dell'omaggio al mondo classico è stata decisiva, ecco, per rendere questo libro originale. Però non è un libro rivoluzionario, cioè da come l'avevano dipinto sembrava una cosa incredibile e straordinaria. Invece secondo me è un bellissimo libro, assolutamente, soprattutto per chi ha voglia di un viaggio nel meraviglioso, con questa scrittura vorticante, ricchissima di dettagli, molto colta, però insomma non è il libro incredibile che mi aspettavo. E soprattutto se avete un debole per i greci ci cascherete con tutte le scarpe, se amate il mondo classico, però ecco, non è il libro pazzesco che pensavo dalle recensioni che avevo letto. Sono comunque contenta di averlo letto, è stato un bellissimo viaggio, è sicuramente un libro da regalare nelle grandi occasioni, da regalare a persone anche di cui magari non conoscete tantissimi gusti, perché è veramente quel tipo di romanzo molto misterioso, molto affascinante, molto suggestivo, che veramente, cioè per chi ama leggere non è che può non apprezzare secondo me questo tipo di storie. Rimane comunque un libro che per me ha tante strizzatine d'occhio ad altri titoli, ecco, quindi è molto citazionista, mi aspettavo qualcosa di un filo, proprio un filo in più, uno step in più. E a proposito di scrittori che io sinceramente mi sento di consigliare e anche di regalare, ma non fanno esattamente al caso mio, o meglio, non mi fanno impazzire, ecco, La simmetria dei desideri di Escol Nievo. Allora, l'ho ascoltato in audiolibro, come anche ho ascoltato in audiolibro Tre piani, sempre dello stesso autore. Allora, io devo dire che l'ascolto dell'audiolibro per me è molto piacevole, cioè rende piacevolissima una storia tutto sommato molto semplice, molto permeabile. Anche Tre piani era così, cioè lui ti tuffa dentro storie che da un lato sono molto familiari, cioè lui ha questo
questa scelta, cioè lui fa questa scelta autoriale di prendere trame e motivi molto facili, nel senso che sono storie trite e ritrite, però te le inzucchera con una prosa molto piacevole, cioè oserei dire simpatica, nel senso proprio che ti fa avvicinare ai personaggi. Poi aiuta anche il fatto di scegliere, ripeto, tematiche molto comuni, da tipico romanzo di costume borghese, però lui riesce a crearti quel senso, secondo me, di mistero, di piccolo segreto, okay, i classici segretucci della vita borghese, che ti rendono la prosa affabulatoria, nel senso che capisci che ci sono due livelli. Il primo livello, che è la storia di queste persone normali, che però covano dei segreti sotterranei che lui ti lancia, cioè ok, lui ti lancia degli ami, ti lancia delle esche, e tu abbocchi, quindi stai con lui fino a che poi alla fine non ci sono questi colpi di scena, che non è che sono colpi di scena pirotecnici con i fuochi d'artificio, però sono dei piccoli inneschi, ok? Che lui poi fa detonare verso la fine, ok, dei romanzi. Quindi tu, cioè lui è molto bravo, ecco, un grande narratore, perché lui riesce a tenerti lì fino a che non si arriva ad un certo punto clou, ad un punto cardine della narrazione. Ecco, la simmetria dei desideri è la stessa cosa, c'è una storia abbastanza consunta, no? Di un'amicizia tra quattro ragazzi, quasi una buddy comedy, mi verrebbe da dire, cioè proprio storia di formazione con questi quattro ragazzi israeliani che hanno fatto la scuola insieme, che poi fanno il militare, che sapete che in Israele è obbligatorio, e poi fanno, ognuno, diciamo, entrano nell'età adulta, ognuno con la sua professione, ognuno con il suo percorso di vita, però rimangono amici. Cioè sembra veramente un pasto precotto, però non so, cioè lui comunque te lo rende piacevole, ecco, perché ti fa dei ritratti psicologici credibili, solidi, perché poi sempre ti fa intravedere questo qualcosa, questo piccolo mistero, questo piccolo enigma che poi tu dovrai scoprire. E in effetti anche in questo caso arriva. È un autore, secondo me, nella media, molto affabulatorio, piacevole, ecco. Io lo consiglio a tutte le persone che cercano romanzi comunque emozionanti, romanzi di costume, romanzi borghesi, perché questi sono. Secondo me è ottimo per chi vuole uscire dal blocco del lettore, perché riesce a creare degli universi narrativi confortevoli. Secondo me rimane privo un po' di quella profondità che io mi aspetto in autori così osannati, perché lui è un autore comunque che piace molto anche la critica, al pubblico. Non ci vedo tutta questa profondità, secondo me, a mio parere, però rimane molto piacevole. Quindi per esempio questo rimane un autore che io regalerei tutta la vita, cioè a Natale, per i compleanni, cioè anche a persone con cui magari non avete un rapporto strettissimo, però sapete che gli piace leggere. Non è che rimangono scontente se gli regalate un libro di Nievo, che comunque ha un'ottima penna. Io per esempio gli audiolibri li ho trovati piacevolissimi, perché secondo me sono dei romanzi che da un lato non richiedono chissà che concentrazione, perché sono molto dialogati, ti fanno entrare proprio quasi nella vita, comprendente con grande vividezza nella vita di questi, cioè di questo universo narrativo, di questi personaggi. Dall'altro però non sono neanche robetta da quattro soldi, cioè sono scritti bene, hanno una struttura veramente molto interessante. Secondo me molti scrittori dovrebbero un po' imparare dalle doti narrative di Nievo. Poi magari non c'ha quella frase sperimentale, quella prosa super tecnica, eccetera, no, questo no. Leggerò altro di suo, vi dirò, molto probabilmente, perché è un autore che apprezzo, non è ovviamente tra i miei preferiti, ma secondo me è veramente molto di intrattenimento, soprattutto, ripeto, per gli audiolibri. Ho comunque preferito Treppiani. Poi, ultimi due libri. Questo video durerà 50 anni probabilmente. Rapidamente vi parlo della Russia di Putin di Anna Politkovskaya, che è anche appena stata riedita da Adelphi, perché questo libro in realtà è un saggio sulla Russia, appunto, nell'era di Putin, è dei primi anni 2000. In particolare ci si focalizza su alcune vicende politiche chiave per capire come Putin è salito al potere e come l'ha mantenuto. Non vi dovete aspettare un'analisi direttamente politica, ma è una raccolta, proprio un lavoro di indagine sul campo, una raccolta di storie che secondo me sono molto rappresentative della Russia, perché si parla sia di uomini comuni, donne e uomini comuni,
sia di personaggi invece che hanno una rilevanza nel tessuto imprenditoriale e nelle istituzioni pubbliche del paese, che riescono a darvi un quadro completo, nonostante abbia appunto un andamento narrativo, proprio perché il racconto di queste storie ce l'è andata proprio da queste persone, le ha intervistate e attraverso i loro racconti analizza i problemi che affliggono la Russia di Putin e l'eredità in un certo senso sovietica, come si è purtroppo estesa anche in una apparente democrazia che è invece quella della Federazione Russa. Nonostante il libro ovviamente sia vecchiotto, in realtà contiene delle riflessioni che valgono tutt'oggi, anzi direi soprattutto oggi. Infatti il titolo è stato ripubblicato anche perché è ridiventato purtroppo molto attuale. Tra l'altro lei credo che sia la giornalista più nota non solo in Russia ma anche al di fuori della Russia. Vi invito ad approfondire la sua storia, perché lei è stata assassinata, cioè a lei hanno sparato in casa sua, nell'ascensore del suo condominio, e da lì poi è diventata ancora più triste tutta e attuale tutto il suo lavoro di indagine, perché significa che stavi davvero facendo un lavoro importante di scardinamento della corruzione, di denuncia della corruzione, dei corrotti, di un certo sistema di potere. Il libro è veramente sconvolgente, cioè ci sono delle storie che veramente sono allucinanti, soprattutto sulla seconda guerra cecena. Sono storie di tortura, di miseria, di umiliazioni da parte dei potenti, cioè sono storie che secondo me vanno lette, perché veramente alcune sembrano fantascienza, invece purtroppo sono realmente accadute. È un lavoro incredibilmente documentato, incredibilmente accurato, che c'entra con capitoli comunque che rimangono abbastanza brevi, cioè le storie che racconta sono incisive nella loro brevità, perché veramente attraverso il racconto umano inquadra perfettamente i problemi. Per esempio sull'esercito dice delle cose estremamente attuali, sull'organizzazione dell'esercito, sulla mancanza di giovani, sulla mancanza di trasparenza a livello mediatico della democrazia, cioè insomma è veramente un libro che secondo me va letto. Oltretutto è vero che non è brevissimo, ma non è neanche un mattonazzo, cioè nel senso si può leggere assolutamente, secondo me va letto, ecco, quindi ve lo segnalo. Vi segnalo anche la nuova edizione di Adelphi, io però ho letto quella vecchia che avevo in ebook. Passiamo invece, parlando non di attualità ma anzi di un libro vecchiotto che però ho voluto recuperare. Sono passati solo 22 anni dalla sua pubblicazione, ovvero Perdido Street Station di China. Vabbè, buonanotte. Perdido Street Station di China Mieville. Ce l'ho fatta. Allora, è un'opera di weird fiction che combina elementi fantasy, fantascientifici e horror, in un universo che, se non sbaglio, si chiama Bas Lag, in cui la magia, che viene chiamata taumaturgia, e tecnologia steampunk convivono. Vi anticipo subito che questa lettura è stata abbastanza breve, cioè nel senso che ci ho messo poco a leggerlo, nonostante la mole. Questo perché ha un intreccio estremamente dinamico e avventuroso, molto sboccato come libro, ha veramente dei registri linguistici abbastanza pirotecnici, ci sono un sacco di neologismi, c'è un grande lavoro sulla lingua. Purtroppo non posso dire che la traduzione rispetti, secondo me, la complessità del lavoro linguistico di China Mieville. Questo perché è veramente molto macchinosa. Lui di certo non è uno scrittore con uno stile particolarmente cristallino e trasparente, anzi è veramente denso e a volte ostico, ok, perché non ha un linguaggio chiarissimo, però la traduzione non fila molto secondo me, quindi il tutto è parecchio osticcio. Ecco, nonostante questo però si legge appunto in maniera facile, perché è una trama molto molto ritmata. La storia secondo me è molto trascinante. Certo è che non ci sono tantissimi spiegoni, quindi magari all'inizio potete essere tramortiti. La storia infatti è molto eccentrica, d'altra parte come la città in cui è ambientato, New Krozubon. Aiuta il fatto che lui ha uno stile, per quanto appunto abbastanza enigmatico, però alla fine è anche pieno di immagini e di descrizioni, quindi rende il tutto, sembra un po' cinematografico, per cui questo vi aiuta.
La confusione poi è anche una parte fondamentale secondo me del testo, perché New Crosbourne, questa capitale, è molto labirintica, cioè veramente un dedalo di stradine, è inquinatissima, è corrotta, è marcia, quindi questa idea di spaesamento un po' fa parte dell'anima del romanzo, perché l'idea è quella che New Crosbourne ha tantissimi quartieri e tantissime anime da scoprire. Non dovreste avere un'idea chiara, una fotografia chiara perfettamente della città, perché non è una città trasparente, è una città opaca. È una città anche piena di mostri, di strane creature. Secondo me, per certi versi, vi potrebbe piacere molto questo mondo se avete apprezzato l'estetica di Arcane. In un certo senso, secondo me, China Mieville è molto legato e per me ha anche anticipato alcuni mondi così colorati, ecco, rigogliosi, ma allo stesso tempo molto cupi e corrotti, come appunto quello di League of Legends. Comunque in generale si rifà secondo me ampiamente all'estetica un po' anche del videogame. L'ibridazione è la cifra stilistica nonché il motivo tematico principale dell'intero romanzo. New Crosbourne è questa città che è un crogiolo di identità materiali e c'è proprio dall'idea di essere una città che è stata messa insieme proprio prendendo tutti elementi diversi, no? Ed effettivamente ci sono andati a vivere razze diverse, con identità diverse, etnie diverse, tutto che si è mescolato in questa megalopoli. Ci sono tante razze diverse dagli uomini, quindi ci sono i Garuda, che sono questi uomini uccello, con tutto un loro sistema rigido di regole e loro linguaggi, poi ci sono le Kefri, o Kepri, non ho capito come si pronuncia, che sono delle donne insetto che hanno il corpo da donne e poi hanno questo carapace, cioè la testa da carapace. Ci sono gli uomini cactus e tutti loro vivono in poi ce ne sono molti altri, ma se non possiamo stare qui a fare notte raccontandovi tutte le specie che vivono a New Crosbourne, fate voi. E tutte queste specie diverse convivono in uno stesso spazio, in spazi comuni, in questa città che però, nonostante questo, vive una perenne tensione, proprio perché cerca di separare le varie specie differenti. Infatti ci sono tanti ghetti in cui le razze diverse dagli uomini sono costrette ad abitare. Ci sono tantissimi limiti e tantissimi tabù e discriminazioni nei confronti di chi non è umano, un essere umano. Sono malvisti i rapporti soprattutto di tipo sessuale e sentimentale interspecie, tant'è vero che chi vuole avere questo tipo di rapporti di solito si rivolge alla prostituzione. Ovviamente c'è tanto razzismo e c'è un racconto della diversità, tant'è vero che China Mieville decide di mettere al centro proprio il racconto dal margine. Lui decide, proprio per scelta autoriale, di raccontare il proibito, le anomalie, le identità di quei cittadini che non si sono mantenuti puri, ma anzi si sono ibridati, che lavorano e che vivono nel sottobosco, mescolandosi con tutte le creature che vivono a New Crosbourne. Tutti quelli che abitano nelle zone grigie, nelle zone interstiziali, tra le lecito e illecito, tra legale e illegale. Tutti quei personaggi un po' trasgressivi, tant'è vero che i protagonisti di questo libro sono ribelli che sono opposti allo stato di polizia che vige a New Crosbourne, artisti e scienziati fuori dall'accademia, quindi scienziati un po' emarginati. Abbiamo una narrazione molto realistica ma allo stesso tempo ultra pop, quindi un po' fuori dalle righe. Come vi ho detto prima, i personaggi sono spesso molto sboccati, sono tutti estremamente sfacciati e c'è in generale un tono anti-epico. È vero che praticamente navighiamo nel torbido tra mascalzoni e politici corrotti, però devo dire la verità è che la cosa più interessante di questo libro è che cerca proprio di ribaltare l'estetica mostruosa, quindi quello che noi dovremmo reputare disturbante, e invece la bontà. Cioè qui i veri mostri non sono quelli che sembrano dei mostri, quindi gente con la testa da insetto e altre robe strane, ma anzi questi sono i buoni, quelli per cui tu dovresti tifare, i puri sono proprio loro, invece quelli che sembrano i più normali sono i più mostruosi. Quindi si gioca su questo paradosso. Ho amato comunque anche il fatto che la lettura per certi versi è veramente insolita, cioè racconta delle cose che non siamo abituati a leggere, quasi appunto
disturbante, un po' weird, come, non lo so, il sesso tra scarafaggi. Allo stesso tempo però è proprio in questi, cioè proprio la normalizzazione di queste cose che ti porta ad un'intimità più profonda, più pura. Quindi è interessante il suo lavoro sulle contrapposizioni, sugli opposti. I difetti di questo libro secondo me sono la scrittura, nel senso che la scrittura da un lato in certe pagine è anche molto bella, molto lirica, oltre che essere comunque originale, dall'altro lato però è molto spesso complicata, confusa, i momenti d'azione spesso non si capiscono, secondo me sono molto goffi, ci sono delle parti dove letteralmente non funziona proprio le scene come le costruisce, tipo le parti sul tessitore, l'idea è bella, sulla pagina non va, non funziona, c'è qualcosa di strano. Ma il problema principale secondo me è la mancanza di coerenza, nel senso che nel libro ci sono troppe cose. Tutta la parte degli uomini cactus, a parte che non capisco come gli è venuto in mente una cosa del genere sui cactus, ma non c'entra nulla. E oltretutto poi ci sono secondo me delle cose che non stanno bene insieme. Cioè, se hai creato un mondo steampunk, cosa c'entra l'intelligenza artificiale? Cioè, sono delle cose che, non lo so, non mi convincono tanto, rendono il racconto abbastanza discordante. Forse il disegno che lui ha voluto creare è veramente molto ambizioso, con 300.000 cose diverse, e quindi spesso succede che le svolte narrative non sono sempre brillanti per far quadrare il tutto. Oltretutto questo è un libro che è soltanto il primo di un ciclo, quindi probabilmente tante cose verranno approfondite nei libri successivi, quindi non si può giudicare soltanto questa parte. Fatto sta che appunto questi sono i difetti che io ho ritrovato. Inoltre mi dispiace, ma non ho approvato assolutamente certe svolte narrative, per me veramente frettolose e indegne. Dico soltanto questo, non è troppo spoiler, però veramente il personaggio di Lynn veramente sottosfruttato in una maniera totale, cioè nel senso me lo costruisci così bene nella prima parte, nella seconda parte praticamente abbandonata. Cioè avrei preferito lei come punto di riferimento rispetto che Isaac, devo dire la verità. Bene ragazzi, il video infinito è terminato qui, una medaglia al valore come al solito per essere arrivati fino in fondo. Come al solito vi lascio qui sotto i link di affiliazione se volete comprare qualcosa che ho consigliato io, ricevo una piccola commissione sul vostro acquisto, oppure la pagina Ko-fi se volete sostenere il canale con un simbolico caffè tramite PayPal. Trovate altresì i miei social per seguirmi in altre meravigliose lande di internet. E basta, finito, è veramente tutto. Un bacione a voi la vostra mamma e ci vediamo al prossimo video, ciao!